Alla fine di questo anno 2022 scade la quota 102, unicamente per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione. Quindi con l'età dei 64 anni e i 38 anni di contributi che sono necessari. Questo può essere un modo per lasciare il mondo del lavoro. Dobbiamo ricordare che non vi è alcuna penalizzazione sul calcolo dell'assegno. Entriamo nel dettaglio per comprendere a chi non conviene la pensione anticipata in questo modo. Pensione anticipata? In questi casi non conviene assolutamente, pixabay.com, analizziamo i limiti della quota 102, inoltre non sempre si pensa a quel momento così importante della pensione, e soprattutto cerchiamo di capire quali sono le categorie e i casi a cui non conviene la pensione anticipata con questa quota 102. I limiti della quota 102 e a chi non conviene sia la quota 100, che la quota 102 pongono dei limiti. Dato che vi è il divieto di cumulare i redditi da lavoro con quelli da pensione. Vi è però un'eccezione con il lavoro autonomo occasionale con un reddito che deve rientrare nel limite dei 5.000 euro l'anno. Ossia un lavoro che si svolge occasionalmente, una tantum, senza subordinazione alcuna. Bisogna ricordare che spesso nel corso del tempo saltano fuori degli impegni presi in precedenza e quindi il rischio è la sospensione della pensione per l'intero anno. Accade anche di dover restituire le mensilità di pensione già ricevute, con importi a volte molto alti. Facciamo un esempio. Un pensionato ha scritto un libro in passato e ogni anno riceve i proventi derivanti dai diritti di autore e ovviamente al momento della pensione non ci pensa. Dobbiamo precisare che quei redditi non derivano da lavoro autonomo occasionale e quindi cosa accade? Che la pensione viene bloccata. Il nuovo governo avrà poco tempo per occuparsi di pensioni, ma i timori circa un ritorno allo scalone Fornero paiono poco fondati. Secondo Chiocciola al Brembilla, probabile infatti la proroga di cancelletto quota 102 e cancelletto opzione donna, l'analisi via cancelletto il punto https://t.co/98xf4br4de. Pensioni lavoro / pensioni e lavoro, ottobre 11, 2022 Questo riguarda anche le comparse nei film o altro, che presuppone un contratto a tempo determinato che è incompatibile proprio con la pensione quota 102. Anche per chi è un musicista che fa delle tournée all'estero non si stabilisce lavoro autonomo occasionale. Questo ci fa comprendere che prima di scegliere il pensionamento con la quota 102 bisogna riflettere benissimo sulle conseguenze che ne derivano, dato che vincolerà la vita dei pensionati per 3 anni oppure in alternativa porterà alla sospensione della pensione per un intero anno.